La interrompo, conferenza sul futuro dell'Europa di cui nessuno sa nulla, di cui non si parla, no, tanto per capirci, almeno qui in Italia. È vero, e su questo faccio un appello anche a voi come insigne importanti rappresentanti del nostro sistema mediatico, è gravissimo che non se ne parli e che si stia un po' accantonando il tema, visto che si tratta di una riflessione sistemica su che tipo di modello di Europa vogliamo proporre, e quindi il fatto che purtroppo ci sia una sorta di indifferenza totale anche nel dibattito, anche perché non ci sono spazi televisivi per parlarne ad hoc, credo che sia veramente un segnale estremamente sbagliato che stiamo dando, ma questo purtroppo non è tipico solo dell'Italia, è tipico anche degli altri paesi europei. Mi auguro che nei prossimi mesi ci sia un cambio di passo. Detto questo, tornando invece sul tema delle elezioni tedesche, le guardiamo con grande attenzione, anche perché da lì potremmo capire che tipo di Germania si porrà di fronte a noi, se sarà una Germania che vorrà essere ancora motore e trazione dell'integrazione europea, o piuttosto una Germania che si andrà ad ancorare su una serie di istanze, di derive piuttosto difensive dell'esistente. Io sono convinto, avendo appunto visto anche precedenti elezioni, che se la situazione potrebbe essere all'italiana, nel senso che le urne ci daranno un quadro abbastanza frammentato, la soluzione sicuramente che verrà applicata sarà alla tedesca, quindi un lungo negoziato e accordo per costruire un esecutivo, e credo, dovesse appunto arrivare primo l'SPD, che sarebbe più coerente un esecutivo SPD, Verdi e Linke eventualmente, conoscendo le posizioni soprattutto dei liberali tedeschi, che sono assolutamente pervicacemente in difesa dell'attuale quadro, quindi di essere appunto contrapposti a qualsiasi forma di perennizzazione del meccanismo di emissione di debito comune a livello europeo, che è l'unica strada invece che noi abbiamo per costruire in futuro un bilancio dell'Unione che sia all'altezza effettivamente delle sfide che ci siamo dati. Certo. Da un lato si parla di lotta ai cambiamenti climatici, di Europa come grande attore geopolitico, di Europa sociale, ma come possiamo realizzare questi obiettivi se il bilancio dell'Unione adesso è a poco più dell'1%? Se lo paragoniamo col bilancio federale degli Stati Uniti, che supera il 20%, è evidente che c'è una disproporzione di mezzi, certo, veramente abissale. Poi per capirci, questo discorso incrocia ovviamente con i destini dell'Italia, non soltanto dal punto di vista, come sapete, economico, produttivo, cioè c'è una grande integrazione tra l'Italia e la Germania, pensiamo